Buonasera, benvenuti alla finale del Festival di Sanremo. Finalmente, dopo 5 giorni di video di Spettegoles, è finito il Festival di Sanremo. E ho girato un tutorial sul make-up di Damiano di Maneskin, questo smokey eyes grafico. Vi lascio il link qui sotto, andatelo a vedere perché è molto molto bello questo trucco e lo potete ricreare perché non è difficile, perché non c'è da sfumare assolutamente nulla. C'è anche l'articolo sul mio sito con tutti i prodotti. E la co-conduttrice della serata finale è stata la Ferrilli. I suoi look sinceramente mi hanno lasciato un po' perplessa, perché non la valorizzavano affatto, soprattutto il primo vestito color nude, diciamo che non mi ha fatto impazzire, ma penso che come a me anche a tante altre persone non le sia piaciuto. Un semplice vestito, vedete, così, con scollo a V, maniche lunghe, lungo proprio sino ai piedi. Dice vabbè, un minimal, ok, minimal, però almeno il tessuto un po' è diverso, cioè sembrava proprio slerceto tutto, le pieghe affatto, cioè, ma non è un abito da mettere per una serata nella finale, cioè un conto se era martedì sera alle 2 di notte, ma di sabato sera entra sul palco e scende le scale questo vestito qua tutto lercetto, ma vabbè, da capire proprio. Non so se l'ha scelto lei. Dopo si è cambiata, ha indossato un vestito nero, però era anche accollato e sinceramente non è che mi è piaciuto. Però lei come donna mi piace molto, è sensuale, femminile, è anche spiritosa. C'è stato un siparietto all'inizio con Amadeus che gli ha detto: ma come fai ad avere tutta questa energia? Tu quando vai di là in camerino dici non bevi l'acqua, no? Ma ti ricarichi, c'hai tipo le macchine ibride. Allora gli ha tolto la giacca, ci fa fammi vedere dov'è che si aggancia lì per ricaricarti, no? Perché fa tantissimo Amadeus, non sta fermo un attimo, quindi uno dice mamma mia, e infatti ha già ragione. Vabbè, però è simpatico, queste battute così molto spontanee. Poi c'è stato come ospite, adesso vi dico, Marco Menengoni, che lui nel 2013 aveva vinto al Festival di Sanremo e praticamente ha interpretato una cosa molto bella. Questa poesia è stata La mano di Dio insieme all'attore Filippo Scotti, l'attore principale del film di Paolo Sorrentino. È stato La mano di Dio, un sipario chiuso, una poesia del poeta campano Franco Arminio. È emozionante, ho voluto riportare nella dimensione del mio ultimo disco Materia, e dice qua: volevo parlare di tenerezza e di gentilezza, concedendo un momento di riflessione, un invito a calmare tutti e di abbassare i toni. E l'ho voluto fare con un amico vero, con questo ragazzo Filippo Scotti, e con lui ho praticamente costruito una bella cosa. E vediamo se ritornerà al Festival di Sanremo. Infatti qua dice pronto a tornare in gara con una canzone giusta, che è logico che pure per tornare a cantare a Sanremo dopo una vittoria di diversi anni fa, quasi 10, è logico che dopo sei un flop, non va bene, quindi devi avere proprio la canzone giusta. Poi c'è la nostra amica Orietta Berti con Rovazzi, che stasera sono in studio, sono lì ad Ariston, le altre sere non sulla nave, però sinceramente quei suoi look proprio non mi piacciono per niente. Non so se la vogliono fare così per fare le cose un po' divertenti e tutto, però cioè anche no. Io sono in un gruppo su Facebook delle sarte eccetera, e tutti si chiedevano: ma è possibile che questa povera Orietta Berti a 70 e passa anni la devono conciare così? Ma non per l'età, ma neanche io mi sarei mai vestita così, perché è ridicola, non mi piacciono, cioè potevano, sì, ok che magari doveva far scena insieme a Rovazzi, essere un po' così, però che c'è? C'era la Lupita che stava tossendo. Oh, non so cosa ne pensate voi, diciamo che potevano metterla un po' meglio. Ecco, invece un look che mi è piaciuto molto è stato quello di Emma stasera. Adesso vi faccio vedere un bel bob con la riga centrale, sembra un po' quello della Victoria Beckham, proprio corto, proprio sparato così. Vediamo se, ah ecco, qui si vede meglio questo vestito nero particolare, che può piacere, non può piacere, però insomma belle look, uno dei migliori della serata sinceramente. E qua c'era la rappresentante di Lisa che faceva un po' ridere. Però
non è male la canzone della rappresentante di lista, un po' così buffa tra virgolette. E attendiamo il vincitore finale, che praticamente e alla fine la classifica si stoppa e andranno a fare le votazioni solo dei primi tre, quindi gli altri saranno esclusi poi dalle votazioni. Non è che fanno la classifica 25, 24, cioè, ma non è neanche bella, sinceramente. Secondo me è meglio la classifica così. E fatemi sapere cosa ne pensate di questo. Cosa stai facendo, Lupita? Di questo festival, se vi è piaciuto? A me Amadeus mi è simpatico, ve l'avevo già detto, perché sceglie tutte donne italiane come co-conduttrici, donne anche che hanno avuto delle storie particolari. La Drusilla, per dire, che ha comunque presentato un tema particolare, e quindi promosso a pieni voti. Vedremo se anche il prossimo anno ci sarà sempre lui, che ormai gli tocca a firmare il timbro, a timbrare il cartellino. Totto scommesse, punto interrogativo. Poi ho girato un mini video, ragazzi, sulla parola papalina, zia Mara, ciao zia Mara, e Fanta Sanremo. Di che cosa si tratta? Vi lascio il link qua sotto di questo mini video divertente, così vi fate due risate. Vabbè, il video sta quasi terminando, adesso attendiamo il risultato finale, ovviamente, e noi ci vediamo comunque con altri video, ovviamente, non di Sanremo, perché sono finiti, anche basta. Un bacione e a presto. Voilà, come era stato già pronosticato, Sanremo 2022, Blanco e Mahmood vincono il festival con la loro canzone Brividi, seconda Elisa e terzo Morandi.